non ho altre due cose in contemporanea. Ottimo, abbiamo scelto il giorno giusto. Ok. Perfetto, allora io direi di iniziare magari con un breve recap dei prossimi eventi prima di iniziare. Col Journal Club dovremo concludere adesso a luglio, concludere questa stagione diciamo del Journal Club in attesa di riprendere poi a settembre. L'evento in programma per il 1° luglio, quindi tra 3 settimane come di consueto, riguarda le patologie legate al complemento. Le patologie genetiche legate al complemento, ce ne parlerà Matteo Avinti, uno specializzando del primo anno al Policlinico, insieme a una specializzando invece della scuola di genetica, con la quale abbiamo già collaborato in un altro progetto precedente, con il precedente Journal Club, in cui ha parlato la stessa Francesca sulla gliomatosi focale segmentale. E si svolgerà appunto il 1° luglio alle ore 16. È possibile che ci sia un altro evento del quale non vi diamo grandi anticipazioni, però molto molto interessante, uno dei nostri incontri con le case farmaceutiche. Lo stiamo programmando adesso con il professor Gallieni e questa casa farmaceutica, per questo vi terremo aggiornati attraverso i nostri canali. Per chi non lo sapesse, per chi fosse la prima volta che si connette, tutti i nostri video vengono registrati e postati con cadenza settimanale sul nostro canale YouTube. Per trovarci basta seguirci su Facebook, chiederci di entrare nella nostra mailing list con la quale vi teniamo aggiornati su tutti gli eventi e iscriversi al canale YouTube. Tutti portano il nome Scuola di Nefrologia Unimi, quindi è impossibile sbagliare. Quindi senza ulteriori indugi inizierei con la presentazione. Oggi parleremo dell'effetto del finrenone nella patologia renale cronica nei pazienti con diabete di tipo 2. Iniziamo prima di tutto da che cos'è il finrenone. È un antagonista del recettore mineral corticoide non steroideo. Questa è una specifica molto importante da fare per distinguerlo da altri farmaci della stessa categoria, cioè altri antagonisti del recettore mineral corticoide, che sono lo spironolattone, il capostipite diciamo, della famiglia, che è il farmaco di prima generazione, probabilmente il più conosciuto. L'eflerenone, come più conosciuto diciamo, tra i farmaci di seconda generazione, che sono degli altri antagonisti della recettore corticoide, ma steroidei. In cosa si differenzia il finrenone quindi da questi farmaci? Prima di tutto, per il loro modo di legarsi al recettore mineralocorticoide, per la potenza con cui si lega questo, è la selettività. Nel senso che il finrenone è molto più potente rispetto, per esempio, all'eflerenone, è potente tanto quanto lo spironolattone, ma è molto più selettivo, per esempio, rispetto allo spironolattone. Ha una distribuzione bilanciata tra rene e cuore. Soprattutto, cosa forse più interessante di tutte, ha un'azione molto importante in vivo, in modelli animali, nel rallentare il processo fibrotico e nell'inibire il processo infiammatorio. Di conseguenza, inibendo il processo infiammatorio, rallenta la progressione della fibrosi. E questo è stato dimostrato sia a livello miocardico che a livello renale. Sono stati disegnati due grandi trials con il finrenone, uno quello di cui parleremo oggi, il Pileo di KD, l'altro il Figaro di KD, non è ancora stato pubblicato, alcuni dei risultati sono già stati resi noti dalla casa farmaceutica farmaco, e i due trial sono due trial gemelli. Perché sono due trial gemelli? Hanno come outcome primario il Pileo di KD, è un outcome composito renale che rappresenta poi l'outcome secondario invece del Figaro di KD, che come outcome primario ha un composito cardiovascolare che rappresenta invece l'outcome secondario del Figaro di KD. I due studi insieme mettono insieme più di 10.000 pazienti, quindi sono numeri molto importanti, e esplorano anche degli outcome secondari comuni, come tutte le cose di mortalità, di ospedalizzazione, il cambio della apporto albumina creatinina sulle urine, lo slope del GFR, eccetera, eccetera. Però per i risultati del Figaro di KD dovremmo ancora aspettare per i risultati definitivi. Per quanto riguarda il Figaro di KD, è stato pubblicato a dicembre 2020 sul New England Journal of Medicine. Come dicevamo prima, dando qualche anticipazione, il nome viene dall'unica opera scritta da Beethoven. È stato pubblicato a dicembre 2020, quando ricorrevano i 250 anni dalla nascita del famoso compositore.
Vediamo quali sono prima di tutto i criteri di inclusione di questo studio. Venivano inclusi tutti i pazienti di età superiore ai 18 anni, tutti i pazienti maggiorenni, con un'insufficienza renale cronica definita come segue. GFR stimato, calcolato attraverso il CKD-EPI, tra i 25 e i 60, con una microalbuminuria definita dal rapporto albumina-creatinina sulle urine, compreso da 30 e 300 mg su grammo, più una retinopatia diabetica. Ovviamente è inutile specificare, il paziente non è diabetico, abbiamo già specificato questo. Il perché la retinopatia diabetica? Chiaramente perché il danno microvascolare associato alla proteinuria associata al GFR, in mancanza di una biopsia renale, che raramente viene fatta nei pazienti diabetici se non con un sospetto di un'altra patologia renale, definiscono il danno microvascolare e quindi la probabilità che ci siano di KD. Il secondo modo per definire la CKD invece è un GFR sempre stimato, compreso tra i 25 e 75, con un rapporto albumina-creatinina sulle urine compreso tra 300 e 5.000. Quindi questo cosa parliamo di un'albuminuria importante. Tutti i pazienti dovevano essere sottoposti a un trattamento di 4 settimane o con un ACE inibitore o con un sartano alla massima dose tollerata prima dello screening e avere un potassio sierico inferiore ai 4,8 mmol. Quali erano i criteri di esclusione? Non avere una diabetic kidney disease, quindi avere una patologia renale accertata di altra natura, o non rientrare nei criteri di inclusione prima definiti per CKD, avere una pressione arteriosa non controllata, quindi per esempio con una systolic blood pressure superiore a 170, una diastolica superiore a 110, un chronic heart failure in cui c'è una frazione di iniezione non conservata. Questo è un dato molto importante perché accomuna entrambi gli studi, sia il criterio di KD che il figaro di KD. Quindi tutti i pazienti che erano nella New York Heart Association grade da 2 ai 4 venivano esclusi. Un'emoglobina glicata superiore al 12% e una terapia concomitante con un altro antagonista del recettore mineralocorticoide, un inibitore della renina o un risparmiatore di potassio. Vediamo qual è il trial procedures. Abbiamo detto c'è un periodo di run-in compreso dalle 4 alle 16 settimane, molto importante per i pazienti che non facevano già terapia con ACE inibitore o con sartano, perché in questo caso i pazienti che volevano essere ruolati dovevano fare almeno 4 settimane di questa terapia prima della visita dello screening, dopodiché 2 settimane di screening in cui venivano valutati per esempio i valori sierici di potassio e dopodiché l'inizio vero e proprio del trial, la randomizzazione e l'inizio vero e proprio del trial. Dei 13.911 pazienti arruolati all'inizio, 5.734 sono stati randomizzati all'interno di questo studio. I pazienti potevano ricevere, in base ai dati del loro filtrato, dall'inizio 10 o 20 mg di finrenone, che poteva poi essere aumentato nelle settimane successive. I pazienti con più di 60 di GFR ricevono da subito 20 mg. Il trattamento veniva sospeso nel caso in cui il potassio sierico alle visite di controllo superasse i 5,5 mmol e riniziato una volta che il potassio fosse ritornato ai 5 mmol/L. Per quanto riguarda gli outcome, l'outcome primario che è stato studiato, come abbiamo già anticipato, un outcome composito renale, costituito da una riduzione del GFR del 40%, il raggiungimento dell'end-stage kidney disease, quindi al di sotto del 15 di filtrato, con un periodo in dialisi superiore ai 90 giorni, o la morte da causa renale. Gli outcome secondari erano il MACE, quindi l'outcome composito cardiovascolare che rappresenta il primary outcome del figaro di KD, composto da morte per causa cardiovascolare, insufficienza cardiaca, ricovero scusate per insufficienza cardiaca, stroke non fatale e ischemia non fatale, ischemia miocardica non fatale, e il cambio dell'albumin-creatinine ratio, morte da ogni causa, ospedalizzazione da ogni causa e ovviamente degli outcome di safety, dove il più importante, come possiamo immaginare, è lo sviluppo di ipercolesterolemia, soprattutto di ipercolesterolemia grave. Per quanto riguarda la popolazione... Scusa Gianmarco, posso chiederti una informazione sulla sospensione per la iperpotassemia? Sì. Era prevista la possibilità di utilizzare una resina per tenere sotto controllo il potassio o doveva esserci una remissione spontanea e poi si riprendeva senza assunzione di resina? Remissione spontanea, una cosa che mi ero chiesto anche io. Infatti ho pensato magari nel protocollo è presente la possibilità di aggiungere una resina piuttosto che sospendere il farmaco, invece no, doveva esserci una riduzione spontanea e dopodiché si poteva reiniziare il farmaco. Ok, grazie. Nelle caratteristiche baseline che adesso vediamo non ci sono le resine. Per quanto riguarda appunto le caratteristiche baseline dei pazienti, vediamo come le due corti siano matchino perfettamente.
aspetti molto interessanti che il 50% dei pazienti di due gruppi aveva un filtrato compreso tra i 45 e i 25, quindi stato di insufficienza renale tra il 3D e il 4, e un altro 35% tra i 60 e i 45, quindi sono molto pochi pazienti in stadi molto precoci di insufficienza renale, sono principalmente pazienti con insufficienza renale di stadio 3A e 3B, e qualche paziente in stadio 4. Altro aspetto interessante è quello della proteinuria, il rapporto albumina-creatinina, la mediana è intorno agli 833, dove vediamo che il primo interquartile il primo quartile è a 441 di rapporto albumina-creatinina sulle urine, quindi erano tutti pazienti macroalbuminurici, erano principalmente pazienti macroalbuminurici, con una piccola parte di pazienti con microalbuminuria, circa il 12,5% e 11,8% in due gruppi. Quindi parliamo principalmente di pazienti macroalbuminurici, l'87% dei pazienti erano macroalbuminurici. Il potassio ovviamente era al di sotto del range consigliato. Gli ACE inibitori sartani utilizzati sul 100% della popolazione come da protocollo. Un aspetto molto interessante per quanto dal mio punto di vista è che gli SGLT2 venivano utilizzati solo nel 4,4% dei pazienti in un gruppo e 4,8% in un altro. Questo è un dato molto interessante alla luce dei risultati ovviamente degli studi più recenti sull'utilizzo di SGLT2 per rallentare la progressione del danno renale nei pazienti diabetici e non, ma che ovviamente quando è stato disegnato il protocollo di questo studio non poteva essere previsto, considerato che lo studio è iniziato diversi anni fa. Per quanto riguarda l'outcome primario, allora il tempo di follow-up medio dei pazienti è di 2,6 anni e vediamo da subito, già da questi grafici, una differenza significativa tra il raggiungimento dell'outcome composito renale, tra il placebo, dove è molto più frequente, e il Cirenone. Abbiamo un 17,8% dei pazienti trattati con Cirenone e un 21,1% trattati col placebo. Sono andati incontro all'outcome composito renale con un hazard ratio di 0,82, con una P estremamente significativa. Per quanto riguarda le parti di cui si compone questo outcome composito, possiamo vedere da questo grafico che il Cirenone è superiore al placebo in tutti gli outcome. Alcuni di questi superano, diciamo, gli intervalli di confidenza superano l'unità, di conseguenza la significatività c'è, ma non è eccessiva. Se andiamo a vedere però la riduzione del GFR del 40% e l'outcome composito renale, vediamo che questo è estremamente significativo. Per quanto riguarda gli outcome secondari, il discorso non cambia. Unico dato sul quale invece non ci sono evidenze di un vantaggio del Cirenone rispetto al placebo sono gli stroke non fatali. Vediamo però che l'outcome composito cardiaco favorisce nettamente i pazienti con Cirenone. Stessa cosa può dirsi della morte da causa cardiovascolare, infatti ischemie miocardiche non fatali. Ospedalizzazione del compenso cardiaco. Per quanto riguarda gli altri outcome secondari che sono stati esplorati, vediamo come albumin-creatinine ratio diminuisce da subito nei pazienti trattati con Cirenone, a 4 mesi c'è già una riduzione piuttosto marcata, e poi si mantiene nel corso dello studio. Questa differenza è di circa del 31% la riduzione della proteinuria. Dato che, diciamo, è stato già evidenziato in altri studi con l'utilizzo di altri antagonisti del recettore mineralocorticoide, come l'eplerenone, e che si conferma anche con il Cirenone. Per quanto riguarda invece il potassio medio, vediamo da subito al primo mese come ci sia subito un aumento del potassio medio calcolato nel gruppo trattato col Cirenone, che poi si mantiene stabile nel corso dello studio, con una differenza media di 0,23 mmol/L. Andando a vedere i safety outcomes e concentrandoci principalmente su quello che più ci interessa, cioè lo sviluppo dell'ipercalemia, vediamo come questa sia ovviamente molto più frequente nei pazienti trattati con Cirenone rispetto al placebo, ma se andiamo a vedere poi nello specifico i pazienti che hanno dovuto sospendere la terapia per un periodo legato all'ipercalemia, vediamo come sono l'11,8%, ma soprattutto quelli che hanno dovuto sospendere definitivamente il farmaco sono solo il Scusa, 5%. Gianmarco, scusa se ti interrompo ancora. Prova a parlare più vicino al microfono e un pochino più lentamente, perché a volte la voce non si riesce a capire benissimo quello che dici. L'ipercalemia legata all'utilizzo del farmaco è ovviamente molto più frequente nei pazienti trattati col Cirenone rispetto a quelli trattati col placebo. Abbiamo un 11,8% di pazienti, quindi 333 pazienti, che hanno dovuto sospendere il farmaco per via dell'ipercalemia, ma vediamo che solo il 2,3% ha dovuto poi sospenderlo in via definitiva. Questo significa che il restante 8%, 8,5%,
potuto reiniziare il farmaco in piena sicurezza. Gli eventi, infatti, di ipercalemia severa riguardano solo l'1,6% dei pazienti e l'ospedalizzazione legata all'ipercalemia severa riguarda l'1,4%. Quindi parliamo comunque di un farmaco con un buon profilo di sicurezza per quanto riguarda il rischio di ipercalemia. Quali sono quindi le conclusioni che raggiungono gli autori alla fine di questo studio? Il pirrenone ha ridotto il rischio di progressione dell'insufficienza renale cronica nei pazienti con nefropatia diabetica, nonostante ci fosse già l'ACE inibitore o il sartano alla massima dose tollerata. Il pirrenone riduce il rischio dell'outcome composito cardiovascolare, quindi di eventi mortali cardiovascolari, infarto miocardico non fatale e ospedalizzazione per stento cardiaco. Il pirrenone riduce il rapporto albumina-creatinina sulle urine, e riduce la proteinuria. Non influisce sulla pressione arteriosa perché non c'erano cambi della pressione nei pazienti trattati e quindi di conseguenza scusate, è un buon profilo di safety legato al fatto che ci sono stati pochi eventi di ipercalemie e comunque quasi tutti irrisolvibili, a parte un 2,3% che hanno dovuto sospendere. Quali sono quindi le domande che sorgono spontanee alla fine di questo studio? È arrivato il momento di riconsiderare il doppio blocco del sistema RAS. Sappiamo che nei pazienti diabetici in particolare l'utilizzo dei sartani con ACE inibitori, quindi un doppio blocco sul sistema RAS così ravvicinato, ha dato degli esiti negativi e di conseguenza viene fortemente sconsigliato. In questo caso il blocco è diverso, agisce su un recettore differente e sembra avere degli effetti protettivi. Dovremmo quindi riconsiderarlo? E soprattutto questo concetto può essere applicato anche ai pazienti che non hanno nefropatia diabetica. Ultima domanda che mi pongo è, che vorrei poi affrontare nella discussione, come sarebbe stato questo trial se i pazienti coinvolti fossero stati tutti trattati con ACE inibitore o sartano a massima dose tollerata e SGLT2 inibitori? Sappiamo che le nuove linee guida che dico sulla nefropatia diabetica consigliano l'SGLT2 inibitore in prima battuta con una raccomandazione 1A, quindi una raccomandazione fortissima. Pensiamo per esempio che la metformina è 1B nelle stesse linee guida, quindi una raccomandazione veramente forte. Sappiamo ha un effetto molto importante, gli SGLT2 inibitore hanno un effetto molto importante sulla progressione del danno renale e sulla prevenzione cardiovascolare, quindi la domanda è: il pirrenone avrebbe avuto un valore aggiuntivo se in pazienti trattati con ACE inibitori sartani o sartani e SGLT2 inibitori? Vi ringrazio per l'attenzione e sono pronto per qualunque domanda. Non so proprio se lei abbia qualche considerazione da fare riguardo a queste ultime Ah, domande. sì, magari due parole nel frattempo, diciamo, mentre aspettiamo che qualcuno pensi alle domande, se le vuole fare, vorrei farle. I risultati sono convincenti. Tenete conto che una riduzione di un outcome, l'hazard ratio era 0,82, se non ho visto male, quindi quasi del 20%. E anche peraltro sulla mortalità, anche se c'era l'intervallo di confidenza, arrivava a 0,99, quindi diciamo che lì uno si può domandare, ma insomma 0,99 è quasi fuori, però di fatto era significativo. Comunque anche in quel caso c'era tipo il 15 o il 16% di riduzione del rischio di morte. In un trial oncologico viene considerato un outcome importantissimo che consente di adottare quella nuova terapia sulla categoria dei pazienti in cui il trial è stato fatto. Quindi se noi applichiamo un po' lo stesso principio, è un farmaco che è appena disponibile e dovremmo utilizzare nella nefropatia diabetica. Quindi questa è la prima considerazione. Poi lo scenario nuovo del forte effetto dei farmaci SGLT2 inibitori pone senz'altro delle domande su quale dei due preferisco come, diciamo, primo approccio, che sono tutti e due farmaci che hanno dimostrato un miglioramento della progressione della malattia renale e anche un miglioramento degli effetti cardiovascolari. E questa è una domanda, credo, non so se magari vuoi darla
darmi il tuo parere, a cui non c'è al momento tanto risposta. Quindi, no, non c'è. Forse mi... Una cosa molto curiosa riguardo, è che ho fatto una breve ricerca su clinical trials e attualmente, a parte il sigaro di KD, come dicevo, si aspettano ancora i risultati, non ci sono studi in programma con il tirrenone, né nella popolazione non diabetica, né nella popolazione diabetica già trattata con gli SGLT2 inibitori. Quindi probabilmente dovremo aspettare delle esperienze in real life una volta che il farmaco sarà disponibile, quindi qualche studio osservazionale, in futuro dovremmo aspettare qualche studio programmato, qualche randomizzato controllato. Diciamo che per una volta fortunatamente abbiamo la possibilità di poter scegliere, perché magari sì. Alcuni pazienti che sviluppano un problema con un farmaco, diciamo, abbiamo un'altra alternativa, insomma, magari sarà difficile stabilire qual è la prima linea, qual è la seconda linea, ma senz'altro è meglio avere due farmaci potenzialmente efficaci rispetto a uno solo. Sì, il mio punto Altra cosa che mi ha un po' sorpreso e che volevo sentire un po' il tuo parere è come mai questo farmaco non induce una riduzione della pressione, perché essendo un antialdosteronico, uno ci si aspetta che ci sia un pochettino un effetto, diciamo, di escrezione sodica, di aumento di escrezione sodica, il che dovrebbe contribuire in qualche modo alla... scusate, c'ho il gatto che mi sta molestando. Si era attaccato con le unghie alla mia gamba. E stavo dicendo, quindi un po' di escrezione di sodio dovrebbe esserci, per cui forse anche un pochettino di effetto di potenziamento magari dell'azione antipertensiva del sartano o dell'acinibitore. Sì, secondo me era minimo l'effetto sulla pressione, tipo 3 mm di mercurio o qualcosa del Sì, non genere, era se non significativo, sbaglio. era meno 2,3 mm di mercurio. Esatto. Ma ci sono studi che hanno, diciamo, valutato cosa succede alla sodiuria e alla potassiuria nei pazienti trattati col finerenone? Che io sappia no, che io sappia no anche perché gli studi in letteratura sul tirrenone sono veramente pochi, considerato che il farmaco non è ancora disponibile, quindi sono tutti studi preclinici e poi gli studi di fase 1 e 2, dove però secondo me non si è studiato nello specifico gli effetti sulla sudurea, quindi non si è basato più al profilo di sicurezza del farmaco e l'efficacia sui modelli animali ci sono diversi studi. Forse la cosa su cui si sono concentrati di più è l'effetto sull'inibizione dell'infiammazione e il rallentamento della fibrosi a livello miocardico e a livello renale. Questi sono i due aspetti su cui si concentrano maggiormente gli studi preclinici. Non so se ci sia qualcuno che magari ha fatto qualche altro studio specifico proprio sulla sudura, ma io non ho trovato granché. Quindi se noi dobbiamo solo giudicare in base a questo effetto, diciamo, modesto sulla pressione, forse il meccanismo di miglioramento della prognosi di questi pazienti da un punto di vista degli outcome renali e cardiovascolari è più legato all'azione antifibrotica Sì. che non all'azione, diciamo, di riduzione della pressione arteriosa. È la stessa idea degli autori, sì. Probabilmente è più legato all'inibizione dell'infiammazione di conseguenza della fibrosi. Questo sembra E aver. questo dovrebbe essere un effetto aggiuntivo rispetto a quello che può dare l'SGLT2 inibitore, perché sono meccanismi diversi, quindi potrebbe addirittura esserci, ovviamente andrà verificato con uno studio ad hoc, ma potrebbe esserci anche la possibilità che utilizzati insieme gli outcome migliorino ulteriormente. Esatto. Da qui nasce la domanda se sia necessario fare un trial con tutti e tre i farmaci, cioè con sartano o acinibitore, SGLT2 e tirrenone, perché si può vedere se c'è un effetto aggiuntivo del tirrenone, perché se così fosse, questa potrebbe diventare la supportive therapy base non solo dei pazienti diabetici, nel senso che dopo il DAPA-CKD abbiamo visto che gli SGLT2 inibitori che sono stati peraltro approvati dalle FDA anche per i nefrologi, per i nefrologi che possono prescriverli. In futuro io mi immagino una terapia di supporto nel paziente con CKD, a prescindere dalla causa scatenante, con acinibitore o sartano ed SGLT2. Quello che rimane da capire è se il tirrenone può dare una mano aggiuntiva.
perché se così fosse, anche nei pazienti non con nefropatia diabetica, saremmo di fronte a una rivoluzione dal punto di vista della terapia di supporto. E questo è un po'... Prego, prego Giulia. No, il motivo, appunto, il meccanismo di funzionamento del finerenone come antifibrogenico, diciamo, piuttosto che come emodinamico, potrebbe anche spiegare, dicevano gli autori, il motivo per cui le curve di sopravvivenza tra i due gruppi non si separano immediatamente, ma ci mettono un po' di più a separarsi rispetto a quello che succedeva negli studi con gli SGLT2 inibitori, dove invece l'effetto sembrava più immediato, il miglioramento della funzione renale sembrava più immediato, ecco, rispetto a quello che succede col finerenone. Quindi sembra un meccanismo che richiede un po' più di tempo per verificarsi. Sì, questo è un ottimo punto, perché effettivamente sia gli altri inibitori, o i sartani, che gli SGLT2 inibitori danno un miglioramento immediato del profilo, diciamo, emodinamico renale. Sì, dopo un iniziale piccolo peggioramento stabilizzano la funzione renale in modo più parte, immediato. È proprio parte del loro modo di funzionare. Esatto. È alla base del perché poi nel lungo termine funzionano bene. Invece il finerenone ci mette di più, perché probabilmente non agisce sull'emodinamica renale, ma agisce su altri meccanismi che rallentano l'infiammazione e la fibrosi. Quindi sì, teoricamente potrebbero essere un'ottima terapia in combinazione. Potrebbero essere, sì, complementari. Sì, assolutamente. O magari prescrivibili separatamente in base a quelle che sono le comorbidità del paziente, ovviamente. Se c'è il paziente che tende particolarmente all'ipercaliemia, si potranno prediligere gli SGLT2 inibitori piuttosto che questo e viceversa in altri tipi di pazienti. Sì, la necessità di un trial con tutti e tre è proprio per fare in modo che si possa ricorrere a tutti e tre, e non dover scegliere tra, perché questo sarebbe proprio l'ideale. Anche perché attualmente le nuove resine, tipo il papiromer, non sono ancora disponibili, sono ancora in fascia C, se non sbaglio, qui in Italia. Non so se il prof magari mi sa qualcosa di più a riguardo, ma penso che le nuove resine siano tutte in fascia C, che non siano prescrivibili in fascia A, ma una volta che dovessero diventarlo potrebbe cambiare tutto, nel senso che il rischio dell'ipercaliemia potrebbe essere molto meno preoccupante. Parli delle nuove resine per il potassio, giusto? Sì. Sì, entrambe le aziende sono molto, diciamo, ottimiste sul fatto che possano ottenere la fascia A. Credo che AIFA poi metterà delle limitazioni, che non lascerà un'indicazione ampia, ma che magari limiterà, darà dei paletti precisi su cui lavorare pazienti che magari appunto stanno con malattia renale cronica avanzata o piuttosto che pazienti emodializzati. Vedremo qual è l'ambito iniziale in cui AIFA comincia a mollare un pochettino l'autorizzazione. Però io credo che sarà senz'altro un grosso vantaggio poter avere questa arma in più. Adesso abbiamo già le resine, le SPS, ovvero che exalate, e anche Sorbisterit, che è la stessa resina ma basata sul calcio invece che sul sodio, che sono efficaci nel ridurre la potassemia, ma che sicuramente sono pochissimo palatabili e teoricamente non hanno un'indicazione specifica per l'utilizzo cronico. Sono state, diciamo, concepite e autorizzate per le ipercaliemie acute, quindi per cercare di rientrare da una fase acuta e poi dovrebbero essere sospese. Quindi questo è un po' la situazione attuale. Questa finerenone, se non ho visto male, è una molecola Bayer. Sì, è Bayer. Non l'ho detto, solo se potessi nominare la casa farmaceutica. Però sì, però vi racconto però una cosa interessante, che questo è, diciamo, un primo prodotto che potrebbe, diciamo, generare farmaci analoghi, come è successo con gli ACE inibitori. All'inizio il primo ACE inibitore è stato il captopril, che forse molti di voi non hanno neanche mai usato, poi è stato
abbandonato perché ha un'emivita molto breve, quindi andrebbe usato 3 volte al giorno. E, anche se proprio perché ha un'emivita breve agisce più velocemente, a mio parere ha ancora un ambito di applicazione che è quello della crisi ipertensiva, molto meglio rispetto all'uso dei calcioantagonisti sotto sublinguali. Approfitto per ricordarvi che se l'avete visti usare, e credo che ancora ci siano molti clinici, anche nefrologi, che utilizzano il calcio antagonista sublinguale o la capsula di Adalat per la crisi ipertensiva, è un errore, perché ci sono dei lavori e delle linee guida che dicono che non vanno usati perché possono dare una riduzione imprevedibile della pressione con cali molto bruschi e quindi con complicanze di tipo ischemico cerebrale legato a un eccessivo e troppo veloce abbassamento della pressione arteriosa. Mentre invece il captopril è una delle armi possibili che possiamo utilizzare se dobbiamo usare un farmaco per via orale, e mentre invece per via endovenosa nel paziente ospedalizzato ci sono altre opportunità dalla, diciamo, triti endovena piuttosto che il cataprasan, piuttosto che altri farmaci che possono essere nitroprussiato, lo usano i rianimatori. Comunque nell'ambito, diciamo, del paziente già ospedalizzato c'è un discorso di utilizzo di farmaci endovena, ma nell'ambito ambulatoriale il captopril può essere una buona opportunità. Comunque, per tornare al discorso della storia degli ACE inibitori, dopo che è entrato in commercio il captopril, era stato un evento veramente importantissimo, perché era un farmaco di una classe nuova che quindi potenziava molto le opportunità terapeutiche. Poi sono arrivate, non dico decine, ma adesso non so quanti sono, ma moltissimi nuovi ACE inibitori. Poi si sono sviluppati i bloccanti del recettore dell'angiotensina. Bayer aveva un ACE inibitore il cui nome commerciale era Cibacen. Qualcuno di voi l'ha mai sentito, il Cibacen? Mai. Esatto, infatti non mi sorprende. Il nome farmacologico è Benazepril. Non so se magari il sottonome farmacologico neanche. Ecco, pensate che Bayer ha fatto uno studio clinico analogo a quello di cui abbiamo discusso oggi, che si chiamava Studio AIPRI, uno studio italiano, completamente italiano, sull'efficacia della Benazepril nel rallentare la progressione della malattia renale cronica e nel ridurre la proteinuria. Il primo nome era Giuseppe Maschio, che è stato il mio direttore di scuola di specialità a Verona, e c'era dentro anche il professor Locatelli di Lecco, fra gli autori, diciamo, senior, che hanno coordinato tutto. È stato un lavoro di grande successo, perché avevano dimostrato in effetti che c'era, come poi tutti sappiamo, l'ACE inibitore migliora la progressione della malattia renale. Solo che era stato l'unico punto un po' di critica, c'erano due punti di critica a quel lavoro, che sebbene con pochissimi eventi, tipo 3-4 eventi, c'era un segnale di aumento della mortalità nel gruppo con ACE inibitore rispetto al placebo, cosa che poi si è dimostrato negli studi successivi che non è assolutamente vero, anzi c'è un miglioramento della mortalità nel lungo termine. E la seconda cosa era che rispetto al placebo, chi prendeva il Benazepril aveva una riduzione della pressione arteriosa. Quindi molti dicevano, va bene, i parametri, cioè gli outcome sono migliorati, non perché il Benazepril di per sé possa dare un qualche effetto benefico o perché riduca la proteinuria, ma perché l'effetto principale è quello del miglior controllo della pressione arteriosa. E poi, e questo fu pubblicato sul New England Journal of Medicine, notate bene. Qualche tempo dopo, tipo 1 o 2 anni dopo, il gruppo del professor Remuzzi ha pubblicato lo studio RAIN con il Ramipril, che forse conoscete meglio come sì. Farmaco. Sì, anche lo il Ramipril, in realtà, hanno fatto uno studio Me Too, uno studio identico, con alcune, diciamo, differenze. Avevano stratificato per livello di proteinuria, ma l'outcome era lo stesso, confermando i risultati dello studio AIPRI, però ci fu una migliore, diciamo, gestione anche dal punto di vista del marketing
dello studio è stato diffuso meglio, anche in maniera che è stata molto contestata, tipo professor Remuzzi fece un'intervista al Corriere, penso, al Corriere della Sera, su questo nuovo prodotto, spiegando cosa aveva fatto. E poi il titolista, perché il professor Remuzzi ha sempre sottolineato che non fu lui a consigliare questo titolo, lui aveva dato solo l'intervista, poi il titolo viene fatto neanche dal giornalista che fa l'intervista. Nei giornali sembra che ci siano, i giornalisti mandano i pezzi e poi all'interno della redazione ci sono i titolisti, sono quelli che leggono un po' il pezzo e dicono qual è il titolo più attrattivo che puoi trovare per fare in modo che la gente venga attirata e che legga questo articolo. E il titolo era Scoperta la pillola antidialisi. E quindi idealizzati di mezza Italia cominciarono a chiamare i loro nefrologi e a convocarli dicendo voglio anch'io la pillola perché sono stufo di fare la dialisi. Quindi ovviamente ci fu un po' di polemica, però anche la polemica fa entrare un nome nelle orecchie. Quindi di fatto il Benazepril è stato dimenticato, nonostante sia stato il primo farmaco in cui è stata dimostrata l'efficacia, mentre invece il Ramipril è diventato un farmaco usato in tutto il mondo. Quindi vediamo se Alfine Renone adesso Bayer avrà imparato che forse deve gestire meglio la comunicazione successiva, anche in termini diciamo di diffusione delle informazioni, e in modo da far sì che una buona terapia sia anche utilizzata. Questo in effetti il discorso che ha fatto sulla dialisi, adesso mi sto facendo porre una domanda, cioè se il finrenone potrebbe avere un senso per ridurre la mortalità cardiovascolare nei pazienti in dialisi, nel senso che un paziente anurico in cui il rischio di iperpotassemia quindi è estremamente ridotto potrebbe beneficiare dell'utilizzo di un farmaco come il finrenone, perché ridurrebbe la mortalità cardiovascolare, considerato che la prima causa di mortalità nei pazienti in dialisi potrebbe avere un senso, soprattutto nei pazienti anurici specifico, perché chiaramente nei pazienti con la diuresi conservata bisogna fare delle giuste valutazioni. In un paziente anurico potrebbe avere un senso. Allora, scusami, non ho capito bene, questo studio alternativo ad outcome incrociati, lo studio Figaro, che probabilmente viene da Rossini, immagino, se Fidelio veniva da Beethoven, no? Esatto. Infatti ho cercato su Wikipedia qualche informazione su Rossini per capire quando potrebbe essere pubblicato, visto che questi l'hanno pubblicato nell'anniversario dei 250 anni della nascita di Beethoven. Aspettiamo i 250 anni di Rossini. Esatto. Vabbè, ma Rossini penso che non abbia bisogno di raggiungere, ma neanche Beethoven, di raggiungere 250 anni per essere noto e conosciuto. Quindi speriamo che non aspettino troppo. Ma sicuramente io credo che la tua proposta è molto interessante, che però dovrebbe essere corroborata da una conferma dello studio Figaro sugli eventi cardiovascolari, per cui se lo studio Figaro confermerà appunto che c'è un miglioramento degli outcome cardiovascolari ragionevolmente legato a un miglioramento della fibrosi miocardica, che è già stata dimostrata diciamo negli studi di sviluppo sperimentale del prodotto, allora assolutamente sì, e forse proprio i pazienti dializzati, essendo a un rischio molto elevato, potrebbero essere quelli che possono far vedere anche con uno studio relativamente non troppo lungo una differenza in termini di mortalità. Sì, vista l'eccessiva mortalità che c'è in dialisi per le cause cardiovascolari, se non ricordo male un dato statistico che ho letto impressionante riguardava i pazienti over 60 che iniziarono l'emodialisi, in cui la mortalità a 5 anni era superiore al 50%, mi pare si attestasse sul 55%. La prima causa di questa mortalità è la mortalità cardiovascolare, secondo me uno studio con un follow-up ragionevolmente di medio termine, diciamo, potrebbe già dimostrare se c'è un miglioramento dell'outcome cardiovascolare nei pazienti in emodialisi. Ci sono altre osservazioni? L'ultima cosa è il fatto che è stato ristretto ai pazienti con diabete kidney disease, nel senso che non sono stati inclusi pazienti con CKD da altra causa. Questo lo stesso pone un interrogativo sul fatto che sia applicabile a altri gruppi di pazienti, anche se visti gli effetti non vedo perché limitarlo ai pazienti con nefropatia diabetica.
Beh, io credo che sia stata una scelta comunque giusta perché tu cerchi, in questo modo hanno identificato una categoria di pazienti più omogenea, Evitano bias di perché selezione. ad esempio se metti dentro i pazienti, sicuramente se metti dentro i pazienti con la malattia, poi in medicina sicuramente non esiste, ma altamente, in maniera altamente probabile, se inserisci una bella quantità di pazienti con la malattia policistica, magari non vedi niente perché la patogenesi del peggioramento della funzione renale probabilmente non ha molto a che fare con la fibrosi interstiziale, ma è l'espansione delle cisti. Quindi i pazienti invece con le glomerulopatie, con le diciamo, nefropatie glomerulari potrebbe esserci anche una componente poi interstiziale importante che magari può funzionare. Che mi viene in mente il DAPA-CKD, nel quale sono state fatte delle analisi decise prima del trial su sottogruppi di pazienti con delle cause note di CKD. Per esempio, avevano, se non sbaglio, più di 300 pazienti con IgA, più di 250 pazienti con glomerulosclerosi focale, e hanno fatto poi una sottoanalisi di questi gruppi. Dopo averli randomizzati in maniera corretta, quindi in modo tale che le due coorti matchassero, e hanno dimostrato di rallentare la progressione del danno renale anche in queste sottocategorie. Uno studio tipo DAPA-CKD può essere quello successivo a questi Fidelio e Figaro, nel senso di uno in cui vengono inclusi anche pazienti con altre patologie. E per questo mi aspettavo di trovarlo su clinical trials, ma attualmente non è in vista. Dovremmo Sì, aspettare. sarebbe interessante capire anche se funziona solo nei pazienti che hanno proteinuria oppure no. Certo, anche questo è un giusto appunto perché erano quasi tutti con macroalbuminuria. Questi erano tutti, esatto, avevano chiaramente macroalbuminuria. Ma non c'è stata un'analisi in cui hanno valutato gli outcome dipendendo dal livello di proteinuria, per esempio suddividendo la proteinuria in terzili? Allora, non l'ho visto, se devo essere sincero, nei materiali supplementari, però c'è da dire che l'88% dei pazienti aveva una macroalbuminuria. No, scusi, non, era sopra il 300 di rapporto albumina-creatinina, con il primo quartile che aveva già 450. Quindi parliamo tutti i pazienti con già una proteinuria abbastanza avanzata. Di conseguenza i numeri per le persone sotto i 300 erano troppo piccoli, forse per trarre dei risultati significativi. E tu però puoi dividere semplicemente la tua popolazione in Radicale. terzili e vedi un po' il terzile più ampio rispetto al terzile più basso, qui i pazienti erano tanti Sì, e nel criterio di inclusione mi sembrava che il rapporto albumina-creatinina arrivasse fino a 5.000, quindi 2000. prendeva anche pazienti con proteinuria marcata, quindi. Nello studio RAIN sul Ramipril era stata fatta una stratificazione prespecificata in tre livelli di proteinuria. Cosa vuol dire rispetto a un'analisi retrospettiva? Che hanno fatto in modo che l'arruolamento fosse bilanciato in questi tre livelli di proteinuria. Quindi se durante lo studio per dire, il livello di proteinuria più basso viene completato, si interrompe l'arruolamento per quella categoria e si continua solo sulle altre due. In questo modo, alla fine dell'arruolamento, ci sono tre gruppi bilanciati, perché l'arruolamento viene mirato proprio all'avere dei gruppi paragonabili in termini numerici per uno specifico parametro. Quindi poi c'era stata una dimostrazione di una linearità tra maggiore la proteinuria, maggiore il livello di protezione che veniva, diciamo, offerto dall'uso dell'acinimetore. Ho guardato adesso rapidamente il materiale supplementare ed effettivamente c'è un'analisi di un sottogruppo che è sopra i 300 e sotto i 300. Adesso condivido lo schermo così ve lo faccio vedere. Allora, vediamo se riesco. Quindi hanno confrontato più dell'80% contro quel sottogruppo. Esatto, non so se lo vediate qua. Non Adesso. ancora, però c'è scritto ha avviato la condivisione. Eccolo, ci siamo. Allora, qui c'è scritto screening e vediamo come il gruppo sopra i 300 UACR.
Ovviamente qui quello sopra i 300 ha una grossa significatività in favore del Pirenone. Questo tra 30 e 300 è un gruppo abbastanza piccolo con l'outcome primario composito renale che è avvenuto in un numero di pazienti veramente piccolo e infatti gli intervalli di confidenza La passano. hazard ratio però paradossalmente sembra essere migliore, Sì. 0,70, quindi resta aperto un punto di domanda. Quello che io avrei fatto oltre allo screening avrei messo per terzili, in modo che avevi, perché lì ci sono 2.600 pazienti, quindi è veramente un confronto molto impari pensare di paragonare 200 pazienti contro 2.600. Ecco, qui ce n'è uno ulteriore dove ci sono quelli che sono al di sotto della mediana e quelli che sono al di sopra della mediana. E vediamo come in Ecco, vedi, lì è questi interessante. qui al di sopra della mediana è più significativo rispetto con 0,81 di hazard ratio, quelli al di sotto della mediana hanno 0,97. Quindi sono praticamente alla pari. Quindi questo sembrerebbe esserci un effetto maggiore nei pazienti con proteinuria. Questa direi risponde un po' alla nostra domanda e qui vedete che la distribuzione è molto buona perché sono 1.400, essendo la mediana, 1.440 rispetto a Sì. Sì. 1.389 nel gruppo di intervento e invece più o meno gli stessi numeri anche nel gruppo di controllo. Anche Questo. perché dalle figure del trial si vede che mentre l'effetto sulla protezione della funzione renale sembra più lungo, l'effetto sulla riduzione della proteinuria invece è immediato, cioè le due curve si separano a 4 mesi praticamente. Quindi forse la protezione renale sul lungo termine deriva da una diminuzione della proteinuria che invece è più immediata. Sì, c'era un lavoro, se non sbaglio, fatto dai giapponesi, di pazienti con IGA in cui usavano le pirenone, in associazione all'Affini Vittorio o al Sartano, e dimostravano più o meno lo stesso concetto, con riduzione della proteinuria quasi immediato e rallentamento della progressione dell'anno renale. Quindi il meccanismo d'azione potrebbe effettivamente essere quello. Per cui in realtà potrebbe funzionare anche su altre patologie renali caratterizzate da proteinuria, cioè per esempio nell'IgA appunto, nella glomerulosclerosi focale Sì, e non solo nel diabete. sono d'accordo Giulia. Invece, vai giù, scusami che volevo dirvi una cosa. Guardate in fondo cosa c'è, che risponde un po' a una delle cose che abbiamo discusso. I pazienti che al baseline facevano gli inibitori di SGLT2 vanno peggio. Sono pochissimi, 124 e 135, però c'è un aumento del rischio del 38%, non significativo naturalmente perché sono molto pochi. Però questo tipo di figura fa pensare se uno deve mettersi lì e pianificare uno studio, non è lo studio che mi piacerebbe iniziare, è uno studio di diciamo, confronto di ACE inibitore più fine renone rispetto a un braccio con ACE inibitore più anti-SGLT2 rispetto a un gruppo in cui si mettono i due farmaci insieme. Questo sarebbe, diciamo, lo studio a tre braccia da fare. Però vedendo questo segnale che va in direzione apposta non ti viene voglia, ecco. Sì, non Non è incentiva. incoraggiante. Sì, c'è da dire che il numero di pazienti è veramente, Sì. veramente piccolo, parliamo del 5%. Bisognerebbe farlo in un modello di ratto diabetico. Per vedere in maniera ben controllata cosa succede, perché prima di fare uno studio clinico sui pazienti. Quindi il ratto diabetico potrebbe essere una cosa che interessa al professor Fiorina. Sì, questa potrebbe essere un'idea. Questa potrebbe essere un'idea perché vedere l'effetto di entrambi i farmaci insieme potrebbe provare in un modello in vivo sul VAP, effettivamente. Sì. Perché è quello che ti consentirebbe di dire, se si conferma che c'è un peggioramento, di poter fare una riflessione sui meccanismi. Se invece ti fa vedere che insieme funzionano meglio che da soli, di fare uno studio clinico di fase 3, se invece non si vede nessuna differenza, di lasciar perdere. Sì, stiamo notando che anche qui GLP-1 receptor agonist, cioè la stessa, si vede la stessa tendenza. Esatto.
È curiosa questa cosa che il GLP-1 receptor agonist è partito lo studio FLOW, uno studio con 4.000 pazienti che ha come outcome primario un outcome composito renale identico a quello del Fidelio DKD, in cui proveranno la semaglutide per vedere se riduce il rischio di progressione del danno renale, con lo scopo di equipararli agli SGLT2 in termini di rallentamento della CKD nei pazienti diabetici. E anche qui c'è la stessa identica tendenza. Curioso, sì. Bisogna parlare con il professor Fiorina. Bene, se non ci sono ulteriori domande dall'audience, forse possiamo concludere. Bene, sono molto contento di essere riuscito a partecipare in maniera decente questa volta. Vabbè, ci siamo messi bene, cioè che abbiamo messo la Biopsy Conference prima dell'RDPA e questo dopo l'RDPA. Siamo riusciti a non intralciare l'RDPA, perché non solo loro che intralciano noi, sono noi che intralciamo loro nel cambio. Tra l'altro l'RDPA, non so se qualcuno di voi è riuscito a seguirlo, la nefropatia depositi di GA è stato demolito l'utilizzo degli steroidi, hanno criticato. Ha seguito la nostra discussione con il dottor Montinaro a riguardo, dove io ho scritto... Sì, l'ho visto. Nel post avevo fatto anche un piccolo intervento. Sì, l'ho visto. Nel post sull'Iptacopan, dove ho scritto appunto l'unica terapia che ha dimostrato di ridurre il rischio di progressione sono gli ACE inibitori e i sartani. Gli steroidi sono dimostrati utili sugli altri surrogati, ma nulla sul... Poi, per fortuna, ha messo i puntini sugli FLUG, che è il massimo esperto mondiale di GA, e a quel punto ci siamo dovuti tutti... allineare su questo punto di vista, perché ci sono tanti che continuano a usare gli steroidi sul ciclo di steroidi. Le KD li raccomandano in pazienti con sopra i 45 di filtrato in caso di mancata riduzione della proteina sotto il grammo per un ciclo di 6 mesi con una raccomandazione 2B, quindi insomma non proprio una raccomandazione. In prima istanza non li raccomandano mai. Bene, magari invitiamo il dottor Pozzi a sentire le sue considerazioni, perché Claudio Pozzi ha pubblicato sull'Lancet, fra l'altro, gli studi sull'efficacia dello steroide nell'afropatia IgA. Non è che si sia inventato quei dati, quindi bisogna capire come reinterpretarli, ecco. Quindi forse bisogna personalizzare meglio l'uso degli steroidi prima di dire che non vanno usati mai. Sicuramente non sono un farmaco che dà risultati eclatanti, ecco, questo non c'è. Diciamo che dopo i risultati del DAPA-CKD e della sottoanalisi fatta sui pazienti con IgA, che erano più numerosi... Abbiamo alternative. Perché prima non avevamo nessuna alternativa all'ACE inibitore sartano, oltre non c'era nient'altro. Il DAPA-CKD, con questa analisi prespecificata sui pazienti con IgA, che sono più numerosi dello scopo IgA e del testing, sono i due trial randomizzati controllati più recenti, più grossi, sull'uso di steroidi e IgA. Il DAPA-CKD ha più pazienti di loro, dimostra un rallentamento netto della progressione del danno renale, direi che abbiamo un'altra arma da usare prima degli steroidi. Questo è certo, hanno cambiato la storia della patologia, secondo me. Va bene, io vi saluto, grazie mille e ci vediamo quindi tenete d'occhio la nostra pagina Facebook che con buon anticipo vi indichiamo le prossime iniziative. Sì, pagina Facebook, canale YouTube, ci trovate sempre come Scuola di Nefrologia Unimi e canale Twitter anche. Unimi Nephrology School, lì siamo in inglese. Per cui ci vediamo il 1° di luglio. A presto. A presto, grazie a tutti.